Buongiorno, siamo alla prima sosta in questo nostro viaggio con gli operai dell'Ilva di Genova, da Genova a Roma per il presidio che si trova a Montecitorio. Siamo a circa 200 km da Genova, la prima sosta, come abbiamo detto, insieme agli operai che vengono per, diciamo, per chiedere al governo che faccia dei provvedimenti per risanare, rifar partire l'Ilva, il sistema, la filiera dell'acciaio. E proprio a proposito, diciamo, dei provvedimenti del governo, abbiamo parlato con il segretario della FIOM di Genova, proprio sul pullman, abbiamo montato il servizio e vedete, ora vedete che cosa ci ha risposto. Guardiamo. Allora, siamo in pullman, siamo partiti da Genova, direzione Roma, siamo con gli operai dell'Ilva, della FIOM di Genova. Intanto, a che ora è previsto più o meno l'arrivo a Roma? Di solito si ci mette 6-7 ore. Torniamo all'Ilva, si parla di un decreto, diciamo, che dovrebbe aggirare questa, diciamo, le sentenze dei giudici. Voi come giudicate questo fatto, diciamo, che per legge si torna a far diventare sano qualcosa che non sembrava sano o si tutela il lavoro? Bisogna vedere come stanno le cose. Qual è il vostro punto di vista a questo riguardo? Hai fatto una domanda tendenziosa. Ti rispondo alla domanda tendenziosa. Da quello che sappiamo è che questa AIA, che è l'autorizzazione ambientale a produrre, con il decreto che pare il governo faccia domani, diventa una legge dello Stato, quindi ha una forza giuridica forte, e però quest'AIA non è che autorizza ad inquinare, anzi,